Del CERN la cosa più bella sono le persone che ci stanno dentro e che ti fanno apprendere ogni giorno con curiosità e passione, cioè ti trasmettono veramente tutta la passione del mondo. Il CERN è stupendo, cioè è proprio bellissimo, è una cosa emozionantissima, tutto quello che c'è, sia la parte della visita guidata che la parte insomma diciamo di lezione un pochino più matematica, è una cosa veramente affascinante. Passione, emozione, tantissima, tantissima emozione. Incontro con il professore Fidecaro e lì devo dire che è stato proprio umanamente toccante, mi sono emozionato nel sentirli parlare, è proprio una cosa proprio così, di sentimento, è stato piacevole per quello, al di là di quello che poi abbiamo detto. Per tutti quelli che mi conoscono in realtà questa cosa è una cosa proprio strana per me perché sono laureata in matematica e ho sempre un po' faticato con la fisica, non avrei neanche mai pensato fino a 2-3 anni fa di poter fare questa domanda, invece l'ho fatta, sono felice di essere qui, di aver provato questa esperienza e si impara tantissimo dall'entusiasmo e si impara anche il fatto che gli errori sono importanti, noi siamo in un momento in cui sembra che tutto debba sempre filare liscio, invece vabbè questo si sa nella scienza, però qui si tocca proprio con mano che tutti i successi che arrivano partono comunque da fallimenti precedenti, insomma, e questa è una cosa molto istruttiva, penso anche per i ragazzi.